che in quel momento si trova in prossimità delle coste del Sud America. Ad un certo punto, l'operatore che si trova nel centro di controllo punta la telecamera verso il grande schermo per inquadrare una scena che ha quasi dell'incredibile. Vediamo, infatti, una sfera luminosa e pulsante proveniente da destra in basso passare obliquamente a fianco della stazione orbitale e subito dopo un'altra che scende in verticale alla destra dello schermo. Quindi, sempre dalla destra, sia in basso che in alto, compaiono altre due sfere che lentamente attraversano il campo visivo. Nel pannello luminoso più in alto a sinistra si possono leggere ora e data. Come vediamo, è il 18 novembre 1995, ore 12:22 circa. Infine, un ennesimo oggetto sferico compare dall'alto per passare a breve distanza sopra la stazione spaziale. Sulla natura di queste sfere, l'ente spaziale russo non fornisce reali spiegazioni, come già detto sono definiti, molto stringatamente, anomalie. Il filmato che vedremo ora è stato realizzato da un ricercatore americano che, per motivi di sicurezza, ha preferito non rendere pubblica la sua identità. Appassionato alla ricerca ufologica ed avendo avuto l'opportunità di montare quattro potenti antenne paraboliche nel cortile di casa sua, ha potuto captare le trasmissioni effettuate durante una missione congiunta dello shuttle con la stazione orbitale Mir. Le immagini sono sconcertanti. Durante le manovre di attracco e sganciamento dello shuttle dalla Mir, si possono vedere numerosi oggetti pulsanti volteggiare vicino alle navicelle terrestri. Le manovre che molti di questi oggetti compiono fanno pensare che siano dotati di una propulsione autonoma e che non possano essere satelliti artificiali, meteore, spazzatura spaziale, frammenti di ghiaccio o altro. Le improvvise accelerazioni o gli stalli istantanei escluderebbero possa trattarsi di oggetti realizzati con tecnologie a noi note. Questo incredibile documento risale al maggio del 1997 ed è relativo alla missione STS-84 della navetta spaziale americana Atlantis. Vediamo la sequenza filmata per intero. Possiamo osservare parte dello scafo dello shuttle e in lontananza la Mir. Mentre la telecamera stringe il campo visivo, possiamo notare un gruppo di oggetti che si allontanano dalla stazione russa. Dopo che l'operatore stringe ulteriormente il campo visivo, compaiono altri due oggetti, con traiettoria diagonale dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra. L'oggetto di dimensioni maggiori passa abbastanza vicino alla Mir. Quindi un'ulteriore sfera emerge da destra, seguendo la stessa traiettoria dei precedenti. Subito dopo possiamo osservare, nell'angolo in basso a destra dello schermo, una sfera bianca seguita da altri oggetti più piccoli e veloci. Mentre questo primo gruppo sta per uscire dallo schermo, la telecamera dello shuttle si abbassa per andare ad inquadrare un altro gruppo di oggetti che, nel frattempo, si erano portati vicino alla Mir. Come possiamo vedere, il più grande dei tre ferma la sua corsa e, con una lieve accelerazione, cambia la sua direzione, prendendone una maggiormente verticale rispetto alla precedente. Infine, dal basso, arriva una nuova sfera luminosa e pulsante che, appena entrata in campo, cambia la direzione della sua traiettoria aumentando anche la velocità. Subito dopo, questo velivolo è seguito da un oggetto più piccolo. E successivamente da un secondo, che sbuca da sotto la stazione orbitale. Rivediamo le fasi salienti di questa straordinaria sequenza, ingrandite e con diverse velocità, per evidenziarne maggiormente le manovre. Viene spontaneo pensare che se i detriti vaganti o meteore passassero così numerosi e con questa frequenza, a così poca distanza dalla Mir, la vita degli astronauti a bordo e l'incolumità della stazione orbitale stessa sarebbero costantemente in pericolo, tanto da consigliarne il rientro a Terra.
Se ciò non avviene, potrebbe significare che molti degli oggetti appena visti sono di tutt'altra natura. Come già accennato, secondo le più recenti ricerche scientifiche, vi è una relazione diretta tra sfere di luce e crop circles, i cerchi nel grano. Oltre alle dichiarazioni di molti testimoni, esistono alcuni filmati dove si vedono queste piccole sfere bianche aleggiare sopra i campi dove sono comparse queste affascinanti figure. Tra tutti i documenti che mostrano questi oggetti, quello che ha destato maggiormente scalpore è il filmato dove è possibile vedere delle sfere sorvolare un campo di grano, nel quale compare in pochi secondi un pittogramma somigliante ad un cristallo di neve. Il video è stato realizzato alle 5 di mattina dell'11 agosto 1996 da John Wabley, un appassionato inglese del fenomeno dei cerchi nel grano, nei pressi della località di Oliver Castle, in Inghilterra. In merito all'autenticità di questo video, sono sorte numerose polemiche, ma le accurate analisi eseguite dall'investigatore americano Jim Dilettoso, esperto in sistemi computerizzati di analisi video, non hanno evidenziato alcuna traccia di falsificazione. Il punto chiave è se le immagini del video di Oliver Castle siano state fatte in forma digitale. Con la parola digitale intendo dire l'eventuale utilizzo di un computer. Nell'intervallo verticale della copia che noi abbiamo non vi è alcuna prova che l'immagine sia stata digitalizzata. In conclusione, il punto è che non trovo evidenze di falsificazioni nel video della formazione dei cerchi nel grano di Oliver Castle. Trovo invece molte cose interessanti e sorprendenti che mi fanno pensare che possano essere immagini reali e che dovrebbero essere studiate più approfonditamente. Altri ricercatori hanno contestato la genuinità di questo filmato, ma ancora nessuno ha saputo fornire delle valide prove a sostegno. Inoltre, il pittogramma che compare nel video era reale e conteneva le caratteristiche riscontrate nei veri cerchi nel grano. Secondo il celebre studioso inglese dei cerchi nel grano, ingegner Colin Andrews, esistono comunque dei dubbi in merito allo strano comportamento della persona che ha realizzato il filmato. Come ricercatore io purtroppo in questo campo non sono qualificato. Devo semplicemente accettare che Jim Dilettoso, così come altri, creda che dal punto di vista tecnico esso sia genuino, autentico, anche se intorno alla persona coinvolta vi è un grande punto interrogativo. Sono molto spiacente del fatto di non essere in grado di abbracciare questo documento. In ogni caso, in attesa di avere un responso definitivo, esso mostra in immagini quanto accade in questi casi coerentemente ai racconti dei numerosi ed affidabili testimoni che hanno assistito al verificarsi del fenomeno. Sono moltissimi i testimoni che riportano di aver visto globi luminosi di piccole dimensioni sorvolare le zone in cui sono apparsi i cerchi. Addirittura molti raccontano di aver visto queste luci formare i cerchi. Indipendentemente dalla possibilità che il video sia falso o autentico, la cosa certa è che illustra ciò che molte persone hanno potuto osservare in tutto il mondo. I documenti filmati e visti sino ad ora mostrano una realtà sconcertante e sconosciuta ai più. Sono emersi grazie alle indagini del ricercatore Giorgio Bongiovanni. Ho potuto raccogliere questa serie di filmati e testimonianze grazie al rapporto di collaborazione che ho instaurato con alcuni tra i maggiori ricercatori e investigatori ufologici in tutto il mondo. Io ritengo che il pubblico debba conoscere queste testimonianze e questi filmati, perché questi fenomeni oggi, dopo molto tempo di scetticismo e discredito, iniziano a essere presi in considerazione anche dalla scienza, perlomeno come studio. Tra gli studi scientificamente validi sulle sfere di luce e la loro interazione con il fenomeno dei cerchi nel grano, spicca il recente lavoro del professor Elzio Aseloff, attualmente tra i maggiori studiosi del fenomeno dei cerchi nel grano. La sua ricerca ha analizzato la possibile corrispondenza tra le deformazioni dei nodi manifestate dalle piantine di grano prelevate da un crop circle
e una fonte elettromagnetica posta ad una certa altezza dalle stesse.